io. Tu, il tempo distante, corrosivo, la pioggia battente, il costante oscillare di un pendolo, l'addensarsi delle nubi grigie sulle acque increspate del lago. Io, tu, forse un'illusione, o un miraggio, o semplicemente il vivere entro un possibile sogno, abbandonarsi all'idea di essere stata un'altra, in un altro tempo. Oggi, una E proveresti a gridare dentro alla tua gabbia: basta, voglio uscire da qui! Basta! Fatemi uscire da qui! Per i miei sonetti e aspetto con trepidazione la sua lettera e la prego, torni presto a farmi visita. Cosa rimane ora? Cosa rimane a colmare la mia solitudine? Alberi, foglie, vento che scuoti le fronde e questo mio corpo. Mute pietre. Immobili e fredde, rivolte a questo distante cielo, nuvole bianche come panni stesi nell'immenso azzurro. Voi sentite questa mia solitudine. Così breve il mio respiro, così debole la mia voce. Anche voi non potete ascoltarmi. Thank you.
tu, a terra, mia terra, io corpo di terra. Puoi udire la mia solitudine? Puoi. Io sono terra, la mia terra, tutto il mio corpo, tutto il mio essere è terra, la nuova terra. Studio veramente divino. Basti solo riflettere che Socrate, Platone ed Aristotele, con tanti altri filosofi che negli antichi tempi fiorirono, per l'intero corso del loro vivere, ogni studio dedicarono a questa dottrina. E la donna, per mezzo di tale studio, nella propria casa, nelle pubbliche vie, nelle private e pubbliche adunanze, verrà lodata e amata, e non solo in patria, né solo in vita, ma anche dopo la sua morte servirà all'altre di perfetto esempio. E allora, quanta fatica per argomentare tutta la nostra intelligenza, che la natura conosce da millenni! Devo per forza
terminare la lettera. Al solito, piena di devozione. E ti osservano. Thank you.